sua guancia. Ninula, ninula, cambia ancora il pianto e il riso. Ninula, ninula, gioca e sogna il tuo bambino. Ninula, ninula, va nel bosco a notte fonda. Ninula, circonda. Ninula, ninula, ma la bestia che lo azzanna. Ninula, ninula, con i denti ad una gamba. Ninula, ninula, trova un osso troppo duro. Ninula, ninula, nel bambino. Bacia ancora la sua guancia. Ninula, gioca e sogna il tuo bambino. Bene, buonasera a tutti. Come vedete ho scritto due righe perché mi cosa mi sembra di chiacchierone e non voglio ovviamente rubare la scena a nessuno, ho soltanto una grande introduzione. Era proprio con entusiasmo l'invito di Mirella effettuare proprio un'introduzione a questo trattato che ho scritto, perché ho trovato un argomento molto interessante, molto originale e come sempre nei suoi scritti, non è di altri, permeato di una grande onestà intellettuale. Tuttavia non c'è niente di più difficile che parlare di un argomento apparentemente facile senza sconfinare nella esposizione di questo argomento, cosa che invece ovviamente spetta l'autrice stessa, quindi non voglio sovrappormi a lei. Perciò tenterò di darvi un breve glossario per ascoltare meglio la presentazione nel minor tempo possibile. Conosco la dottoressa Santanato da molti anni, ahimè. Perché vuol dire che sto invecchiando. No, vuol dire che siamo bene, grazie mille. La conosco sia come scrittrice, come giornalista, che soprattutto come persona speciale che è riuscita a attraversare delle difficoltà non indifferenti nella vita, con grinta, con forza d'animo, con una qualità incredibile, e questo secondo me traspare anche quello che lei scrive, le sue opere. La forza della scrittura e della parola sono armi molto potenti, sono anche medicinali. Medicinali a volte nel senso greco del termine, cioè veleno. Altre volte invece sono capaci di un'enorme forza guaritrice, però sicuramente bisogna stare molto attenti perché possono anche essere capaci di fare enormi danni. In fondo è proprio di questo che parla e che tratta il libro, ovvero di come nei secoli l'umanità abbia cercato con narrazioni sempre diverse di dare una risposta alle tre classiche ed eterne domande che impegnano la psiche dal momento in cui abbiamo la coscienza di noi, ovvero chi siamo, dove stiamo andando soprattutto e dove veniamo. Parlo di come affrontare la grande paura dell'ignoto e dell'esigenza di cercare delle risposte al quesito: la vita e la morte hanno un senso oppure tutto è dominato dal caos? In una parola, parlo della ricerca della felicità. Ad un cosmo che appare comandare l'entropia, cioè la tendenza al disordine, noi abbiamo quasi un'esigenza invece di contrapporre un qualcosa che dia un ordine e un senso alla nostra vita e al nostro vivere. Se in passato gli strumenti di questa azione erano le religioni e i riti
oggi ci si affida sempre di più all'illusoria convinzione che tutto possa essere ridotto a freddo calcolo e ha una spiegazione scientifica, allora che ruolo ha la psiche, quindi l'individuo, in tutto questo? E come e quanto pesa la cosiddetta coscienza collettiva? Cosa supponeva in noi dell'antica sapienza? Ci sono migliaia di anni di lavori e di studi prima della nostra cultura. E questa sapienza è solo apparentemente scomparsa. Cosa sopravvive negli antichi miti, nelle favole odierne? Durante la sua narrazione, l'autrice introduce i concetti dei termini iniziatico ed esoterico, parole che per molto tempo sono state ammantate di una valenza negativa, ma che in realtà hanno un significato ben preciso. Quando si parla di percorso iniziatico ci si riferisce a un percorso non per tutti, non perché è segreto o oscuro, ma solo perché è riservato a coloro i quali sono disposti ad impegnarsi ed a lavorare su se stessi per il raggiungimento attraverso varie tappe della coscienza di un fine ultimo, di un risultato, ovvero del miglioramento individuale e se possibile anche di tutti gli altri dell'umanità. E attraverso proprio questa presa di coscienza che si arriva ad ottenere questo risultato. Esoterico significa semplicemente che questo percorso è riservato a gioco forza a pochi, ma non per una scelta, perché non tutti sono disposti a fare questo sacrificio e impegnarsi in questo. Non c'è niente di magico o di mistico nella parola esoterica, è un valore che gli è stato aggiunto dopo. Casomai può esserci stata una pratica magica o mistica che sia stata affiancata a questo, in per se stesso il termine assolutamente adottato. Molti sono i temi trattati, dall'universalità del dualismo, che permea la natura e la mente, all'importanza della simbologia nella nostra cultura e nella formazione della nostra coscienza individuale. Concetto questo, purtroppo, ben chiaro anche i tiranni e i potenti di ogni epoca, che tramite la propaganda e la pubblicità hanno usato questa rete per raggiungere i loro scopi, lo sappiamo bene. L'autrice individua nel simbolo il linguaggio di trasmissione di questo segreto iniziatico generico e con un'analisi dettagliata rilegge il sottile filo rosso che nei millenni ha collegato gli antichi riti misterici alle moderne fiabe, che giustamente a mio avviso definisce appunto iniziatiche. Ovviamente non voglio dirvi altro perché sennò vi racconto tutto. Alla fine fornisce anche una sua ricetta per il raggiungimento dell'obiettivo. Personalmente posso solo dire, vado praticamente a concludere, che pur partendo da posizioni di partenza effettivamente un po' diverse dalle sue, io comunque sono un cattolico, un credente, non ho difficoltà a dire, però vivo la mia cosa come una cosa personale, quindi sono distante da quelle scrive, però ho apprezzato molto il metodo di lavoro, l'ho detto prima, ho apprezzato intellettuale, ho apprezzato l'originalità dell'ipotesi del lavoro e ho apprezzato soprattutto il fatto che questo libro faccia riflettere in una maniera dogmatica, che è quello secondo me di cui avrebbe bisogno veramente la nostra società anche adesso. Quello che mi porta anche a consigliarmi fortemente la lettura. D'altronde, come afferma la stessa Mirella, non abbiamo bisogno di essere d'accordo su tutto. Non esiste un metodo unico o un sistema unico per ragionare sulle cose. Ma solo quello, il metodo di lavoro, è figlio della nostra esperienza personale, della nostra esperienza di vita. Quindi ognuno ha il suo. Sicuramente sappiamo che la stessa scienza ufficiale, che sembra che abbia delle regole ben fisse, in realtà si non contraddice, ma si evolve continuamente. Cioè, siamo passati dalla teoria della gravitazione universale alla teoria della relatività. Non è che la prima fosse sbagliata, è solo che è stata superata da un nuovo tipo di ragionamento. E quindi concludo dicendo questo. Dall'avventura emerge una cosa sulla quale penso che dobbiamo essere tutti. La parola e le narrazioni hanno un peso
enormi, pesano come macigni sulla nostra storia individuale e sulla storia collettiva. Sono un'esigenza dell'umanità. In poche parole, non sono solo fame. Io ringrazio Marco perché, oltre ad essere il mio medico curante, come vedi mi cura molto bene, è anche veramente un amico e una persona stupenda. Allora, grazie a tutti di essere qui. Vi presento questo ultimo libro che si intitola, sentite bene, sì, Origini delle narrazioni del mondo. E come diceva giustamente Marco, ho cercato di partire da come ci viene narrato il mondo. Il mondo ci viene narrato da piccoli, da piccolissimi. I nostri genitori o anche a scuola ci narrano il mondo in un determinato modo, che deve essere quello e non altro. Il problema vero, appunto, come indica anche questa figurina che vedete, i bambini nascono tutti con un pensiero tondo, senza spigoli, senza angoli, è tutto armonico. Purtroppo però arriva qualcuno, che può essere un parente, un professore, qualche adulto comunque, che arriva e comincia a tagliare e dire questo sì va bene, che tu pensi così, questo no, non va bene e non devi più pensare così. Il bambino, essendo appunto piccolo ed utile, assorbe ovviamente all'inizio innocentemente questi racconti, e da questi racconti deriverà tutta la loro vita, a meno che comincino a rendersi conto che forse non è vero che tutti quei racconti hanno tutti quegli spigoli, o non è giusto tenere gli spigoli in testa, che forse fanno anche male, e quindi comincia un'altra storia, una storia molto più antica. Gli esseri umani da millenni si stanno, come diceva giustamente Marco nell'introduzione, indagano sul perché delle cose, sul perché ci appaiono in questo modo, su come leggere la vita, che è un grande mistero. E ci sono stati alcuni autori che io prediligo, perché io sono arrivata a scegliere le narrazioni che piacciono a me, e questa credo che sia uno dei fondamenti della libertà. Noi di libertà parliamo pochissimo, ne siamo totalmente ignoranti e quindi ne parliamo ciò che sono chiamati. Io sono convinta che la libertà parta da una scelta. Io ho la possibilità di scegliere quale narrazione credere o quale no, quale rifiutare, quale prendere, quale assorbire, quasi come fosse un cibo con cui io nutro la mia mente, quale invece non mi piace e quindi posso rifiutare quel tipo di narrazione. Gli antichi hanno narrato molto. Io parto sempre dalla cultura occidentale per un semplice motivo, perché io sono occidentale, perché parlo a menti che sono state educate alla cultura occidentale, che hanno determinati simboli, determinate parole con cui esprimono la realtà. Quindi è chiaro che parliamo di noi, come siamo noi qui, in questo mondo oggi, ma che deriva da un mondo molto antico. Io sono partita veramente dall'estrema antichità, ho parlato e ho cercato persone e scrittori che scrivessero di altro, che non fosse solo ed esclusivamente guerra, perché purtroppo le narrazioni di guerra hanno, uso un termine forte ma lo uso consapevolmente, hanno impestato la nostra cultura. Noi abbiamo una cultura violenta e una cultura di guerra, però c'è stato qualcuno anche nel passato che ha scritto di altro. Questi antichi autori parlavano di una tipica età dell'oro, interessante l'età dell'oro, in cui c'era stirpe di uomini felici. Ne parla Esiodo, ne parla Ovidio, ne parla Epicuro, quindi ne parlano vari autori. Qui, se volete, se ci fosse più tempo, quando faccio i seminari lo spiego più approfonditamente, oggi non posso dilungarvi. Comunque
questa età dell'oro, è come se noi tutti avessimo questo antico ricordo ancestrale di questa antica età in cui non c'erano guerre ma solo amore. Ora, questo ultimo libro, che ripeto si intitola L'origine delle narrazioni del mondo, fa parte di una trilogia pensata appunto dall'antico passato. Il primo di questi libri è Quando Troia era solo una città, che parla di uno dei più antichi poemi, anzi il più antico poema della nostra storia, che è appunto l'Iliade. Partendo da lì, man mano andando avanti fino ad oggi. Marco ha parlato giustamente dei riti iniziatici, ne parlo molto anch'io, perché mi ha sempre affascinato questa ricerca di alcune anime grandi di rispondere ai profondi perché della vita. Nell'antichità c'era molta ricerca in questo senso, adesso non c'è più nessuno che la faccia, e questo si sente nella cronaca di tutti i giorni, quando leggiamo i giornali. Ma una volta c'erano soprattutto persone colte, ma anche persone semplicemente iniziate proprio, cioè che sapevano di cose misteriose. Qui abbiamo la famosa Villa dei Misteri a Pompei, forse qualcuno di voi l'ha anche vista, in cui sono raffigurate delle grandi affreschi in cui sono rappresentati i riti dionisiaci. Ora, siccome ripeto, parlo della nostra cultura occidentale, ovviamente devo rifarmi all'epoca greca. I riti misterici iniziano in età pre-greca, la Grecia ancora non esisteva, e sono di vario tipo. I più antichi sono i famosi misteri eleusini. Eleusi è una cittadina che sta a 20 km da Atene, e una volta, adesso c'è l'autostrada ovviamente, ma una volta era con tutte ricche foreste infestate da animali feroci, e che questi ragazzi che andavano verso il tempio di Eleusi dovevano attraversare di notte e con gli occhi bendati. Questa già era una prima prova iniziatica. Hai il coraggio di andare nella selva oscura, hai il coraggio di entrare nel tuo bosco, di sapere che potrai morire per tutti i draghi e tutte le bestie che potranno mangiarti, che tuttavia riesci ad arrivare alla luce. I misteri elusini partivano da un mito che riguarda l'antica dea Demetra. Ora, nell'antichità esistevano le dee madri, molti di voi sapranno di questo, tra cui Demetra è una delle tante personificazioni. Demetra stessa, la parola deriva da Geo e Mater, Geo Mater, cioè Demetra, la dea madre. Demetra, come sapete dal mito, non trova più la figlia Persefone perché è stata rapita da Ade, cioè dal dio degli inferi, e l'ha portata nel regno dei morti. È la morte della giovinezza, è la morte della Corè, è la morte della fanciullezza. L'inno a Demetra che noi abbiamo riguarda soprattutto le parti di questi riti iniziatici che si svolgevano fuori dal tempio. Quello che succedeva nel tempio purtroppo noi non lo sappiamo. Perché? Perché quelle persone che dovevano che partecipavano ai riti erano obbligate al silenzio, non potevano assolutamente parlare di ciò che si svolgeva nei tempi, e difatti purtroppo noi non sappiamo nulla. Queste persone sono state molto, molto attente a questo. Dunque, qui vediamo un'altra personificazione della dea Demetra. Io uso molto le forme artistiche, sia sculture, scultoriche, pittoriche, per esprimere questi concetti, perché se c'è una parte, poi ne parleremo in fondo, perché ho anche una notizia per la città di Ravenna, per cui voglio poi parlarvi in particolare di questo
questo aspetto artistico delle cose. Gli artisti hanno sempre una visione più profonda della realtà della vita. Questa è una delle pochissime tavolette dell'epoca che proprio ci fa vedere l'inizio, diciamo questi inizianti che arrivavano di nottetempo, arrivavano al tempio. E si pare che fosse un arrivo anche a volte disastroso, nel senso che arrivavano con dei morsi, con dei graffi, con dei lividi, cioè erano persone che avevano già attraversato determinate prove. E in questi riti noi abbiamo, diciamo, in questi tempi noi abbiamo rinvenuto alcuni oggetti di cui non sappiamo quasi nulla. Questo per esempio pare essere un vaso in cui gli iniziandi bevevano queste sostanze, vedete bene? Sì. Ecco, dove bevevano questa specie di mistura di piante antiche, probabilmente allucinogeni o comunque psicotropiche, che si chiamava il cicerone. Questa bevanda veniva data a questi ragazzi, nell'antichità non c'erano differenze tra uomini e donne, potevano partecipare sia ragazzi che ragazze a questi misteri, e diciamo questi oggetti noi ipotizziamo siano stati adoperati per questi fini. Non lo sappiamo per certo perché, come vi ho detto, nessuno ha mai parlato. Sapete come si chiamavano i ragazzi che partecipavano ai misteri? In greco si dice oi mistoi, i mistici, da cui deriva la nostra parola italiana mistico, il che ci fa capire come queste persone andassero a cercare risposte non nella materia, ma cercassero risposte anche nella spiritualità, soprattutto nella spiritualità. Ora, noi siamo gravati, e mi scuso con Marco, siamo gravati da millenni di studi religiosi monoteisti molto pesanti, che hanno demonizzato la sessualità, la gioia, la felicità, ne hanno reso quasi cose diaboliche, cose negative. Ma una volta noi non avevamo questo peso sulla coscienza, non c'era peccato, c'era solo condivisione di piacere. L'iconografia appunto monoteista ha rotto quasi tutte le immagini di questa dea, che infatti pochissime persone conoscono, che si chiamava in greco la dea Baobo. La dea Baobo era la donna allegra che mostrava la propria vagina. Questo è un esempio che è rimasto nelle culture celtiche, perché lì diciamo sono arrivati con meno violenza gli iconoclasti cristiani e comunque monoteisti. Ma non abbiamo più nessun esempio di questa dea nelle nostre aree mediterranee, perché tutte le immagini di questa dea sono state distrutte. Chi fu questa dea? Fu l'unica dea capace di fare ridere Demetra, che era disperata per la perdita della figlia Persefone. È la dea dell'allegrezza e della sessualità gioiosa. Diciamo, la nostra storia comincia con l'Iliade, comincia con questa favola che ci hanno raccontato, che i miti e le favole sono qualcosa di quasi simile, in cui c'è questo antico principe bellissimo, che sembra il principe azzurro proprio, che è Paride, che ovviamente appartiene alla società matrilineare, e a lui viene chiesto di scegliere per dare la mela d'oro, dove era scritto alla più bella, la famosa mela degli Esperidi, alle tre dee. Le tre dee sono Palla di Atena, Era e Afrodite. Palla di Atena è figlia di Zeus,
sarebbe forse il regalo più gradito, visto la, la cultura che abbiamo, darebbe i soldi, cioè darebbe la ricchezza più grande del mondo. Afrodite, quando le viene chiesto quale dono darebbe a Paride, Afrodite invece gli dà la donna, l'amore della donna più bella del mondo. Ovviamente Paride sceglierà quest'ultima. Perché? Perché lui appartiene alla cultura in cui non era la guerra, né il dominio, né la ricchezza a essere un vero valore, ma era l'amore. E quindi questo è, spiega il perché Paride sceglie questa cosa. Ora vorrei che voi capiste che tra le favole e i miti c'è pochissima differenza. Questa è un'altra favola, che però invece non siamo costretti a credere vera, la riconosciamo tutti. Questo è Masolino, la tentazione di Adamo ed Eva, è una fresca alla Cappella Brancacci a Firenze. Qui vediamo i protagonisti di quell'antica storia che conosciamo, che è quella di Adamo ed Eva. La conosciamo tutti, ma se noi la raccontassimo come una fiaba funzionerebbe ugualmente. Se noi narrassimo in questo modo, c'era una volta, tanto tempo fa, un magnifico giardino con tanti fiori e tanti alberi meravigliosi. E il padrone di questo giardino disse all'uomo e alla donna che vivevano felici in questo Eden, disse che potevano prendere e mangiare qualunque frutto di qualunque albero, tranne uno. Qui siamo ovviamente nella fiaba di Barbablù. La fiaba di Barbablù è simile alla fiaba che vi ho appena narrato. Ovviamente nella Bibbia e gli studi biblici implicano molto altro. So che qui ci sono persone che sanno di altre versioni della Genesi in cui i vari Enchi, Enelli, gli dei contrapposti si fanno guerra nell'Eden, eccetera, ma non è questo il caso delle narrazioni di cui vi parlo oggi. Perché? Perché pochi esperti conoscono queste altre versioni. La versione comune è quella che vi ho raccontato prima ed è quindi quella che ci ha formato oppure sformato. E qual è la versione? La versione è che Eva è la peccatrice, Eva ha mangiato la mela, Eva è la colpevole ed è quindi la sessualità la parte che deve essere, diciamo, repressa. Perché si vuole reprimere proprio la sessualità? Perché la sessualità è la nostra forza più grande. L'ideale della vita stessa è la forza più grande. Quindi, per chi ci vuole dominare, cosa dovrà togliere? Dovrà togliere esattamente quella forza lì. Per rendere debole una persona dobbiamo togliere la forza di quella persona. E siccome gli esseri umani, la loro forza più grande è la sessualità, io dovrò mettere su quel punto, dovrò chiudere, dovrò bloccare, dovrò togliere il fatto di trovare, per esempio, per il piacere, quindi diventa una cosa sporca. La parola troia non a caso campeggia sulla copertina del mio libro, perché è una provocazione, perché voglio far capire che l'origine della mancanza di piacere, della mancanza di felicità, deriva proprio da questo blocco dell'energia migliore che abbiamo, che è quella appunto sessuale. Ce l'hanno totalmente bloccata e quindi noi adesso andiamo, come dire, feriti nel profondo, feriti nel nucleo, andiamo feriti a cercare brandelli di quell'antica forza che avevamo. Perché quindi le narrazioni sono così forti? Proprio perché sono state le narrazioni a toglierci quella forza. Ci hanno narrato delle narrazioni impostate in un certo modo, in cui si faceva vedere come quella forza lì fosse negativa, fosse una cosa cattiva, fosse una cosa da reprimere, da bloccare, da non avere. E quindi ecco che le narrazioni
che il grande Alessandro prendesse ispirazione dalle gesta di Achille narrate nell'Iliade proprio per andare a conquistare il mondo. E infatti Alessandro fu un bravissimo embrio, copiò talmente bene Achille da diventare molto più bravo di lui. Infatti conquistò praticamente tutto il mondo conosciuto. Ora, questo per farvi capire l'importanza di come ci narriamo il mondo. Questo è un altro esempio dell'antichità. Qui siamo in Egitto con il faraone Ramses II, Carlo, tu saprai bene questa cosa, nella battaglia di Kadesh contro gli Ittiti, il quale il povero faraone ebbe una fine piuttosto magra, piuttosto poco fruttuosa, ma quando andò in patria, quando tornò in Egitto, lui narrò che era stato il vincitore, che lui aveva vinto e che quindi gli furono tributati un sacco di onore. E alla fine Ramses, lo sappiamo benissimo, è stato e ancora oggi è considerato il più grande dei faraoni egiziani. Che fosse davvero così bravo, abbiamo qualche dubbio, però lui riuscì a narrare, quindi a raccontare, quindi a manipolare la mente dei suoi sudditi in modo che tutti lo considerassero il più bravo. Di questa manipolazione la politica è estremamente ricca. Ricordo solo Hitler, cui Goebbels era il suo addetto alla propaganda, e una generazione intera di tedeschi non capì altro che quello che Goebbels diceva e considerava tutto giusto, addirittura morirono per queste idee, ed era solo una narrazione. Questo è importantissimo da capire. Adesso qui racconto, ma è troppo lungo. Ecco, altro tipo di iniziazioni sono queste sono iniziazioni medievali in cui già la predominanza maschile e il dominio era considerato il più grande valore, quindi la ricchezza e la dominazione in guerra. Quindi abbiamo tutte le scuole iniziatiche di dominazione, partono dalle chanson de geste per arrivare ai cavalieri di Malta, come vediamo qui, questo alle sette occulte, questo è un famoso film che di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, non so se qualcuno di voi l'ha visto, un film, immaginavo, com'è che tu lo sai tutte? Cioè è un film che fa molto riflettere su queste congregazioni, queste sette che sono sempre abbastanza pericolose. Esistono però in altre narrazioni sempre antiche, qui siamo ancora di nuovo nella Bibbia, altro tipo di narrazioni. Io nel libro Origine delle Narrazioni del Mondo dedico un intero capitolo al Cantico dei Cantici. Perché? Perché è bellissimo. Perché è un cantico che stranamente è anomalo rispetto al corpus biblico. Dovrebbero i preti parlarne, perché fa parte appunto del loro libro per eccellenza, purtuttavia nessuno parla di questo Cantico dei Cantici. Perché? Perché qui vi è una narrazione sessualmente libera, sessualmente amorosa, sessualmente forte, per cui ovviamente pur rimanendo nel corpus della Bibbia, questo canto stranamente non viene mai citato. E quindi, come vedete, un po' mi sembra la forma del Tao. Avete presente, c'è tutta la parte bianca con un puntino nero, o se c'è tutta la parte nera, comunque c'è un puntino bianco. Per cui noi abbiamo sempre questo groviglio di narrazioni, questo intersecarsi delle narrazioni. E che cosa, come possiamo districarci in questo enorme numero di narrazioni? Con il nostro giudizio, con la nostra mente. La nostra mente, se è liberata dai dogmi, è libera di scegliere che tipo di narrazione andare a guardare.
questa è una forma di marcia del Cantico dei Cantici, come ho detto, l'arte è sempre quella che ha una marcia in più. L'artista ha qualcosa che gli altri esseri umani non hanno, ed è, anche se inconsapevole, è sempre questa capacità di vedere l'oltre, di vedere qualcosa al di là della forma comune. Perché qui stranamente vi faccio vedere una origine australiana? Perché proprio in Australia, dall'altra parte del mondo occidentale, ci sono le più antiche narrazioni del mondo. E sapete, queste narrazioni datano a 20.000 anni fa, molto prima del diluvio universale, molto prima degli dei, che noi sappiamo, vero caro? Quindi sono le narrazioni più antiche dell'umanità e stranamente queste narrazioni sono narrazioni orali. Io spezzo una lancia in favore dell'oralità. Noi siamo abituati ormai alla scrittura, crediamo addirittura che la civiltà nasca con la scrittura e ci perdiamo migliaia e migliaia, se non milioni di anni di non scrittura. Ma il che non significa non sapienza, anzi, la conoscenza di questi antichi popoli è incredibilmente bella, incredibilmente varia, incredibilmente acuta. Quindi la riscoperta di queste antiche narrazioni orali, oggi io vi sto parlando oralmente, questa è una meraviglia che capita ormai più raramente. È una cosa strana. Dovremmo tenere invece queste cose come eventi preziosi, perché l'oralità è quella che ci ha veramente accompagnato tutta la vita, non la scrittura. Tra l'altro la scrittura appunto cambia moltissimo secondo le popolazioni. Una delle fiabe narrate della nostra cultura attorno e nella Grecia è proprio quella di Amore e Psiche. È Apuleio che ce la racconta nella sua Metamorfosi, è una narrazione bellissima, che vediamo Canova che lo esprime al massimo della bellezza. Ops, ho saltato una. Ah sì, ecco la nuova. Per dire che
che l'oralità e ciò che è stato narrato dalle antiche donne è davvero prezioso. Perché? Perché sono storie millenarie che affondano le loro radici proprio nell'antichità più profonda e che ci portano una narrazione di felicità. Chi furono gli artefici di questo miracolo? Furono i fratelli Grimm. Siamo nel 1812, in Germania esce la prima raccolta delle fiamme di Grimm. In queste loro erano degli ortologi, degli accademici, dei grandi studiosi, pur tuttavia intuirono l'importanza di queste antiche storie e andarono di paese in paese a prendere e a trascrivere queste narrazioni che erano rimaste solo orali. E qui vediamo il libro che ne parla, è il secondo della trilogia di cui vi ho parlato prima. Vabbè, queste sono... qui torniamo nell'antico periodo matrilineare, prima della... Ah no, aspetta, qua... Non corrisponde a quello che vedo io qui. Ecco, adesso lo vedete anche voi. Questo è un antico bassorilievo che si trova al British Museum, io l'ho visto, è un bassorilievo di questa grandezza, e si pensa che rappresenti Ashtar o Ishtar, Iside, Inanna, Iside, Lilith, sono le varie nomi della dea primigenia. La dea primigenia, in cui anche la Bibbia parla, ma non la Bibbia cristiana, ma la Bibbia ebraica, parla di questa prima donna che era stata creata uguale all'uomo. Questa è l'antica dea, che ha molti connotati, come vediamo alle ali. Quando venivano rappresentati questi esseri umani con le ali, gli antichi intendevano che fossero capaci di volare. Quindi le ali non rappresentano una verità, nel senso non è che avessero fisicamente le ali, ma vuol dire che sapevano volare. Questa è una dea molto bella, vedete, ha un bellissimo corpo, ha però delle zampe strane, ha un copricapo a punta e domina gli animali. Ora, vediamo che anche nelle fiamme iniziatiche queste caratteristiche appartengono alla fata. Anche la fata è spesso rappresentata quasi nuda, ha le ali, sta nella natura ed è aiutata da animali magici. Le iconografie si assomigliano. Questo è un quadro, come vedete, del 1800, un quadro romantico. Vediamo il mago. I cappelli dei maghi si credevano essere frutto di totale fantasia, che quel cappello a punta non esistesse se non nelle fiabe riportate. In realtà esistevano. È stato scoperto quattro di questi antichi copricapi d'oro, il quarto secolo a.C., no, del primo millennio a.C., ultima età del bronzo, in cui venivano scolpiti esattamente la luna, le stelle, cioè sono delle... In tutti quei cerchi che vedete lì sono tutti dei pianeti, c'è l'equinozio, gli solstizi, cioè è semplicemente un cappello da astronomo. Quindi l'astronomia, guardare le stelle, è la prima arte, la prima scienza dell'umanità. E questi copricapi erano appunto dei magi, cioè dei maghi, di chi aveva conoscenze molto superiori agli altri. E come vedete, anche nelle fiabe abbiamo esattamente lo stesso complicato. Vediamo l'iconografia della strega. Scusate, vi
abbiamo le streghe del Macbeth, Alessandra De Corren, e qui abbiamo il nostro Dante che illustra con le furie di Ferre, Canon, e qui abbiamo le tre parti che appartengono alla cultura greca, proto-greca. Le parti sono proprio la chiesa e Atropo, che è quella che taglia il filo della vita. L'iconografia della strega è la stessa. Non c'è niente di diverso tra le parche e la strega. Hanno tutti la stessa e solita funzione, cioè quella di fare, di sapere della vita, il destino della vita. Sapete come si dice in francese la parola strega? Si dice sorcière, che deriva da source, da sorte, cioè quella che sapeva le sorti. E la parola da strega, sapete da dove deriva in italiano? Dalla parola greca strinx, che vuol dire civetta. Perché? Perché la civetta era l'animale notturno e si pensava che, avendo questi grandi occhi, potesse vedere al buio e soprattutto nel regno dei morti. E quindi anche nelle altre culture, qui siamo in India, la dea Kali ha sempre la stessa iconografia. Questo per farvi capire come le narrazioni del mondo, dell'umanità, siano simili. Noi dobbiamo trovare i collegamenti. Nei misteri orfici, in cui appunto si narrava la storia di Orfeo, penso che molti di voi la conosceranno, in cui c'era questo Aedo che conosceva la musica e il canto in modo sublime, riusciva a incantare tutti, fino a che sua moglie Euridice muore e lui riesce a incantare anche la morte, il dio degli inferi. Quindi il mito di Orfeo era uno dei miti che i famosi inizianti dovevano capire per togliersi la paura della morte. Perché si può vivere una vita buona solo e se si è superato la paura della morte? Altrimenti noi siamo totalmente soggiogati da questa paura. La paura della morte, anche se non siamo consapevoli di questa paura, ci accompagna tutti i giorni. Quindi o noi la risolviamo e la affrontiamo, si narra che per esempio questi inizianti dovessero addirittura essere sepolti vivi per poter superare questa paura e che gli fossero messi nelle narici due cannule per respirare e dovessero rimanere in questa posizione per giorni e giorni in modo da superare la paura della morte come? Morendo. Quindi voi capite che iniziazioni pesanti erano. Purtuttavia chi usciva fuori, e non tutti uscivano vivi, chi usciva fuori era completamente trasformato. La sua vita era completamente diversa. La narrazione di Orfeo, che incanta gli animali fino a incantare addirittura sia Ade che Persefone, è simile all'incantamento che vediamo in questa fiaba del pifferaio magico, in cui appunto con il suono, che ci sono le meriti, diciamo, cantanti e musici, per cui l'incantamento della musica, soprattutto per Pitagora, era uno dei mezzi con cui l'essere umano poteva accedere alle alte sfere della conoscenza. La musica incanta e come incanta può fare anche morire, come racconta il pifferaio magico. Qui abbiamo un'altra narrazione moderna per Harry Potter, ma io spazio tra le narrazioni antiche e le narrazioni moderne semplicemente per farvi capire come siano simili. Ci narriamo sempre le stesse cose, okay? Ci sono sempre dei grandi collegamenti. Qui un omaggio a Carlo, posso farti un omaggio personale, guarda, tac! In realtà in questa narrazione di Harry Potter, no, scusate,
narrazione di Harry Potter, che è l'elfo domestico, secondo me, io ravviso una grandissima similitudine con i Grigi, con gli alieni Grigi, perché fanno parte della nostra iconografia. Noi li abbiamo visti in qualche modo, allora non potendo dire la verità del caso, dobbiamo metterli sotto le dita spoglie, ovvero metterli nelle fiamme. E le fiamme come elfi, come gnomi, come coboldi, come vari personaggi che stanno nel sottobosco, sono piccoli, hanno poteri strani, magici, spesso sono verdi e con grandi occhi. Questo è un mago personale, Carlo, che si occupa di ufologia di base. Poi andiamo ancora avanti e troviamo un'altra bellissima statua greca, cioè romana, questa è una copia romana che ovviamente era deriva da un originale greco, è la Torre del Belvedere. La Torre del Belvedere è il principe. Apollo ha tutte le caratteristiche, come Dio, ha tutte le caratteristiche che troveremo nei principi delle fiabe. È alto, bello, capace di ogni magia ed è soprattutto capace di un tipo di magia, che è quello di cui narrava Marco prima, cioè la capacità di guarigione. Non dimentichiamo che Apollo era imparentato, se non il gemello, di Esculapio, cioè il dio della medicina per i greci. E Apollo stesso era il dio dei medicamenti. E attraverso anche la poesia, Apollo guariva l'anima. E attraverso farmaco, farmacon, in greco significa veleno, quindi attraverso il farmacon poteva guarire il corpo. Anche il principe, se vi ricordate nelle fiabe, con un solo bacio guarisce dalla morte la principessa, così che aveva le stesse caratteristiche. Un'altra storia simile, torniamo nella Bibbia, questa la conoscete tutti, è il famoso Davide e Golia, il gigante di Golia, di cui si parla tanto che era alto, più di 3 cubi, bla bla bla, e il piccolo Davide riesce a vincere cosa? Con l'astuzia e il coraggio. Ed è esattamente la fiaba dell'orco Policino, in cui il piccolo Policino riesce a vincere il enorme orco. Sono tutti gli stessi archetipi. Io vorrei farvi capire il fil rouge che unisce tutte le narrazioni del mondo. La visione è completa, quando abbiamo la visione totale delle narrazioni. Idem, qua siamo in una delle fiabe più importanti delle Mille e una Notte, famosissima, il tappeto volante di Aladino, e qui un omaggio a Enrico Vaccarini, perché quando c'è lui lo faccio per lui questo omaggio, è la costruzione umana dei famosi aggeggi misteriosi dell'antica India, che pare fossero veramente oggetti volanti, e pare addirittura che nel 1895, quindi ben 20 anni prima circa dei fratelli Wright, un tale Shivakar Palpade, che era un indiano, costruì questo oggetto volante e lo fece volare. Però siccome eravamo in India, nessuno ebbe la capacità di documentarlo con dei filmati, cosa che invece noi abbiamo di fratelli Wright, quindi il vanto e l'onore di essere stati primi a volare va a fratelli Wright, però pare che effettivamente non fosse così. Adesso vediamo di nuovo un bosco dove i mistici erano costretti ad attraversare per arrivare ad Eleusi, il bosco che è la forma iniziatica in assoluto. Tutti noi quando stiamo male andiamo nel nostro inconscio, siamo nel nostro bosco, siamo al buio, non capiamo dove dobbiamo andare, siamo persi.
era smarrita. Anche il grandissimo poeta usa lo stesso archetipo per esprimere la stessa cosa, ovvero come Cappuccetto Rosso si perde nel bosco, e lì infatti troverai un po', cosa incontra Dante? La lupa. No, dai, ma guarda, vero? Eh sì, incontra esattamente addirittura lo stesso animale, proprio a testimonianza di come le narrazioni è un arbitrio considerare alcune narrazioni sacre, importanti, e altre narrazioni stupide che non valgono nulla. Non è così. Le narrazioni è tutto un intersecamento di emozioni, di narrazioni, di miti, di leggende, di archetipi, che tutti formano la nostra mente. Allora c'è una grande confusione. Anche vediamo un altro esempio. Qui abbiamo quadro di Rembrandt, come vi ho detto e vi ripeto, gli artisti hanno sempre una margine in più, e ci racconta la narrazione di Lazzaro. La sapete che anche una fiaba narra della resurrezione? Eccola. In realtà Biancaneve non si sveglia per il bacio del principe, ma si sveglia per essersi tolta il pezzo di nero avvelenato in bocca. Veramente risorge, era morta e risorge. Però questa è una fiaba stupida che non conta nulla e che noi adulti, ovviamente, noi persone molto colte e di un certo livello, non dobbiamo neanche badare. Okay? E adesso vediamo perché. Mentre quelle altre, qui ci raccontano cose, non è detto che si sia veramente. Abbiamo sempre le famose Cadellore, di cui ho iniziato la conferenza. Questo è Hunger, che racconta come, come vedete, la smarrita di esprimere anche la propria sessualità senza lei. In questo libro quindi vi faccio un lungo ma breve discorso, come ho fatto oggi, delle narrazioni del mondo, invitandovi ad essere critici su qualsiasi narrazione, comprese quelle sacre, comprese quelle dei telegiornali, comprese quelle dei giornali, comprese quelle dei politici. State attenti perché molte narrazioni sono solo manipolatorie e tendono a cosa? A togliere libertà e felicità. Ora, dobbiamo essere ben consapevoli delle narrazioni perché attraverso questo mezzo ci viene davanti al mondo, e liberarci da questo e scegliere proprio